Eccoli là. Se ne stanno andando. Se ne sono andati. Siamo a posto. Aspetta. Il turno di sorveglianza della mattina. Ecco, a questo punto non c'è più nessuno. L'equipaggio l'hanno mandato via alle 9. I signori hanno prenotato a San Nicola, al Parchilia. La sorveglianza è appena passata. Ed abbiamo almeno 5 ore di tempo per lavorare tranquillamente. E finché si riempiono di cibo, noi gli svuotiamo la cassaforte. Luciano. Ma se stiamo tranquilli, perché abbiamo la pistola? Oh, ma che c'hai oggi tu? La porto così, per sicurezza. Salvo, questo è un lavoretto facile. Non ti preoccupare, stai tranquillo, dai. Forza, dai. Comandante, è un paio di giorni che vado in giro a cercarlo, ma di Iro non c'è traccia. Pensi che può essergli successo qualcosa? No, non credo. È uno così, sparisce per settimane, ma poi torna sempre. Forse ci conviene stare in contatto con l'ospedale. Ogni tanto ci finisce. Angelo? Ehi, dottor Sescano, capita a proposito. Senta, stavamo parlando di Iro. Grazie, non lo so. Gli spiego io di Iro. Va bene, grazie. Buongiorno. Arrivederci. Iro è quella persona di cui hai trovato la cartella clinica. È il terzo ferito nell'esplosione di 12 anni fa. Sì, certo. Non si trova. Però dicono che di solito si fa vedere negli ospedali. No, io non ne ho mai sentito parlare. Però proverò a spargere la voce coi colleghi. Gli dirò di informarmi non appena si farà vivo. Salve. Ti dà 4 prosecchi, grazie. Prego. Ma che meraviglia di posto! Tesoro, ma perché non restiamo qui a mangiare invece di andare fino a Parghilia? Va bene, se loro sono d'accordo. Se restiamo a Tropea potremmo andare al Circolo della Vela. Beh, però se l'avessi saputo. Che problema c'è? Beh, mi avrebbe fatto comodo la mia collana. Cosa? La collana, amore, quella bellissima che mi hai regalato per l'anniversario. Ti avevo detto di prendere tutto quello che ti serviva, amore. Vabbè, dai, scusa. Lo sai che mi sento nuda senza quella collana, no? Soprattutto il Circolo della Vela. Adriana, ragiona un attimo. La collana è nella cassaforte sulla barca. Quella benedetta cassaforte si apre solo ogni 2 ore, all'1, alle 3. Benissimo, che ore sono? Manca più di un'ora, dai, fai in tempo. Ma non se ne parla proprio. Dai. Un tempo, quando mi amavi, non mi avresti mai parlato in questo modo, un tempo. Edo, andiamo, se no questa non la smette più. Angelo, devi venire all'inaugurazione della mostra. Non lo capisci? È troppo importante per Tony, per gli Amitrano, per tutti loro. Loro sono la tua famiglia. Ci resteranno malissimo se non verrai. Margherita, gli Amitrano non sono la mia famiglia. Io sono cresciuto in quella casa perché mia madre era morta e mio padre doveva lavorare. Poi all'età di 16 anni anche mio padre è morto. E da allora io non ho più una famiglia. Forse gli Ametrano sono più la tua famiglia. Angelo, io non so che cosa dirti. Sto cercando di fare di tutto per venirti incontro. Margherita, tu non devi andare incontro a nessuno. Devi soltanto fare quello che ti senti di fare. Nient'altro.
Non capisco perché sono dovuto venire anch'io, visto che la collana è di tua moglie e non della mia. Brighiamoci che fra 5 minuti la cassaforte non si può più aprire e questa sfacchinata sarà stata inutile. Ma mia, sulla mia barca con un ladro è tutto per una collana. Certo che Adriano non cambia mai. La solita passerella. A te piace così. Oh! Ma che succede? Oh! Cazzo sia questa cosa? Provo qua, dici tu. Allora? Mamma, tutti e due. Chi sono? Non lo so, ma secondo me sono i padroni della barca. E dove stanno? Di là. Oltre qua. Metti la cazzo. Perché? Il proprietario mi conosce, sai che lavoro a cantiere. Dai, mettila. Come si apre questo affare? Questa è una cassaforte a tempo. Ah, però la cattiveria male, eh? A me non le dice le cazzate! Ma è vero, è una cassaforte... Avrà un cazzo di combinazione, no? Sì, ma anche con la combinazione funziona solo a certe ore. La vede quella luce rossa? Quando è l'ora diventa verde e si può digitare la combinazione. E quando è che diventa verde? La prossima è alle 7. Alle 7? Porca puttana. Troppo tempo. Senti, vai con lui, fate dare alla casetta degli attrezzi. Te lo faccio vedere io se si aprono. Dove sono gli attrezzi? Per favore. Sono nella cabina di pilotaggio. Forza, sbrigati, vai. Portalo via, pure tu, vai. Eccola. L'ho trovata. Andiamo, va? Che bella barca. Se era mia, andavo sempre in vacanza. Potrà sembrarti strano, ma io ho lavorato una vita per comprarla. Io nemmeno in 10 vite ce la farei. Ma tu? Sì. Una segnalazione da un epirb. Però è strano. Perché? Guarda da dove viene. Deve essere sicuramente uno scherzo, un falso allarme. Sì, sembra proprio la zona dei cantieri. Un'imbarcazione che lancia un SOS dalla terraferma. Se non è uno scherzo questo... Bisogna avvertire il comandante. Vai. Io non lo so come è stato possibile che siamo arrivati fino a questo punto. Te lo dico io. È stato quando è arrivato Tony. Ma perché? Perché con l'arrivo di Tony dentro di me si è complicato tutto. E per questo? Per questo motivo che sei diventato così diverso? Sì, sono diverso. Sono diverso perché avrei voglia di fare un sacco di cose che non mi piacciono. Non mi piace doverti tenere il muso quando ti vengo a cercare da Iametrano. E incontro Sofia che mi dice che sei uscita con Tony. Non mi piace essere geloso di te e di Tony se mi inviti alla sua mostra. E non mi piace il dovermi chiedere se mi ami tante volte in un giorno. E se stai rinunciando a qualcosa per stare con me? Stare insieme significa anche concedere delle cose. Mettersi in gioco. Allora vuol dire che non sono fatto per stare insieme. Angelo, se ti fa star male che stasera io vada da Tony, non c'è problema. Metto una scusa e non ci vado. Quello che mi interessa è che tu capisca che per me tu sei la cosa più importante della mia vita. Allora non capisci? Io non ti devo chiedere niente, Margherita. Questa è una cosa fra te e Tony. È come la questione dell'Africa. È come altre 100 cose nelle quali io non c'entro niente. Anche nella tua vita ci sono molte cose nelle quali io non c'entro niente, Angelo. Per esempio, tutte le cose che fai con Elena. Comandante, c'è un problema. Vede, comandante, l'allarme è partito da qui. È la zona dei cantieri. Rebecchi, prendiamo un gommone e andiamo a dare un'occhiata. Comandante. Ti aspetto più tardi, allora. Non ti prometto niente. Come va? Tutto bene? Insomma. No, è che forse più tardi devo andare in un posto dove non mi va di andare. Ad aiutare qualcuno che ha bisogno di me. Però per il resto va tutto bene.
Il gommone è pronto, comandante. E l'uso, noi prendiamo il gommone. Va bene, comandante. Andiamo, Rebecca. Poppa libera. Senti, mi presti la macchina? E che ti serve a fare la mia macchina? Merda, c'è la guardia costiera. Che cazzo ci fa la guardia costiera? Che facciamo? Luciano? Calma, calma, stiamo calmi. Tu resta qua. Tu vai a controllare quello sotto che non facciano casino. Qui c'è la pistola, non fare cazzate, eh? Vai, portami il pistolo. Sbrigati. C'è nessuno? Guardia costiera, c'è nessuno? E che faccio? Stai qua, non ti muovere, ci penso io. Tranquillo. Buongiorno. A cosa devo l'onore? Abbiamo ricevuto un SOS. Che succede? SOS? Mi sembra strano. Sicuro che non c'è uno sbaglio? Nessuno sbaglio. Lei chi è? Ettore Calocera. La barca è mia. Momentaneamente è in riparazione. Beh, se è in riparazione, perché lei è a bordo? È di domenica poi. Dovevo sistemare delle cose. Piccoli lavoretti che solo un proprietario sa fare come si deve, lei mi capisce. Lo sa che non si può giocare con gli Everby, vero? Se noi veniamo qui per un falso allarme, rischiamo di non essere dove c'è qualcuno in pericolo da terra. Lei ha perfettamente ragione, guardi, però io non so cosa dirle. Forse quando sono andato a prendere la cassetta degli attrezzi mi sarò appoggiato al pannello dei comandi, avrò schiacciato il pulsante per sbaglio. Guarda che casino che ho combinato. Mi dispiace di averla scomodata, tenente. Vabbè, già che ci siamo, potrei vedere i documenti della barca. Sì, sì, certo, glieli vado a prendere. Torno subito. La prossima volta faccia più attenzione a dove si appoggia. Starò attentissimo, guardi, non si preoccupi. Arrivederci. Buona domenica. Anche a lei, tenente. Allora, che è successo? Niente. Il proprietario ha azionato inavvertitamente le reti. Sbaglio, era uno sparo questo? No, non sbagli, Rebecchi. O Calocero non ce la conta giusta. La visita è finita, tenente. Tu alza le mani, vieni con me. E ci vai a fare compagnia agli altri. Sbrigati, non fare cazzate. Forza. Se no finisce male. Entra. Forza, tenente. Forza, tenente. Vai, vai. Io pensavo che alla fine non sareste più venuti. Invece eccomi qua. È uno scherzo. Qua sopra ci stanno i bronzi di Riace. E qui la mostra di Tonia Mitrano. Il terzo bronzo di Riace. Questa mi mancava. E qui ci sono le foto. Però voglio che le sistemiamo assieme, eh?
ci capisco niente di fotografia. Tu mi conosci meglio di chiunque altro. Chi mi può aiutare se non tu? Guarda quanto sono belle. Questa sera, alla mostra, viene anche quell'editore romano di cui ti ho parlato. Sì. E mi darà il sì definitivo per i reportage in Africa. Ma tu ci stai pensando, vero? Te lo leggo negli occhi e credo che non mi sbaglio. Margherita, ma cosa hai paura di perdere? Non eri tu che mi dicevi che l'amore ti apre le porte e non le chiude? Che amare qualcuno davvero ci fa sentire forti, invincibili, pronti a sfidare il mondo intero. Ti ricordi, sì? Lo dicevi a proposito di me e di te. Sono stato, eh? Ho buttato via tutto. Che bella questa. Allora? Vogliamo lavorare o no? Sì. Dai. La metto qui, eh? Niente, ci vorrebbe almeno una punta d'acciaio. Proviamo a sparare sulla serratura. Tu la mia pistola non la tocchi più. Ma come cazzo hai fatto a fidarmi di uno come te? Ma come ho fatto? Scusa, Luciano, scusa anche per prima, ma quello ha cercato di liberarsi. Per fermarlo mi è partito il colpo. Lasciami lavorare, va, vedi. Io comincerei con questa qui. Quale? Questa. È molto bella. L'ho scattata 2 giorni fa, qui a Tropea. È Orlando, un vecchio pescatore. Metti un po' là. Certo, è anche un po' malinconica, eh? Sono 2 epoche diverse che convivono. Quella nostra, che non vogliamo fare altro che fuggire, andare via. E quella dei vecchi, che non si sono mai mossi di qua. Beh, chissà. Magari fra 50 anni anche noi due staremo ancora qui. E tu ti ci vedi a stare altri 50 anni in mezzo a queste stesse strade? Non pensi che avrai dei rimorsi? Che rimpiangerai quello che ti sei persa? Tra 50 anni la vita sarà andata via. E tu dovrai solo vedere se nel bilancio c'è un anno passato in Africa o se anche quell'anno l'hai passato qui, come tutti gli altri. Ma non lo vedi che si sta dissanguando? Peggio per lui. Faceva meglio a starsene fermo. E poi è ferito solo ad una gamba. Il colpo deve aver reciso l'arteria femorale. Se non fermiamo subito l'emorragia, va a finire che questo ci resta secco. E io non so che fare. Basta che mi sciogli un attimo. Il tempo di legargli la gamba e tamponare la ferita. Poi mi rileghi. Ti prometto che non farò nulla. Ascolta, per me va bene. Però prima devo chiedere al capo.
tu non fare scherzi. Non ci penso nemmeno, ma fai presto. Fai il bravo, eh. Ascolta, Luciano, quello ferito continua a perdere sangue. Il guardacoste mi ha chiesto di liberarlo qualche minuto per fermare l'emorragia. Che faccio? Dì a quello stronzo che si faccia dire come si apre questa cosa, così può andarsene a casa a farsi curare. Se no, peggio per lui, così impara a fare il furbo. Ma se muore, peggio per tutti. Allora pensaci tu. Io non so manco come cominciare. Senti, io ho una cassaforte che non si apre, un guardacoste che mi ha visto in faccia. Lo capisci che non posso dare lezioni di pronto soccorso? Lo capisci questo? Sì, ma che faccio io? Lascialo crepare, non mi rompere i coglioni! I ragazzi oggi mancava. Bella coppia che fa tutte e due. Ascolta, va bene. Però sbrigati, tu spostati. Certo. Quanti anni hai? Cazzo te ne frega. Facevo così, tanto per fare due chiacchiere. Invece... sta zitto e muoviti. Va bene. Sei tu il capo qui. Tranquillo. Resisti. Ora mi puoi legare. Lo vedi? Io sono uno che fa quello che dice. Hai fatto bene a liberarmi e a non dare retta al tuo capo. Lo sai, io alla tua età ero come te. Non davo retta a nessuno. Facevo sempre quello che volevo. E pensavo di avere ragione anche quando avevo torto. Stavo già in marina. Mi ci aveva mandato mio zio. Io ero capitato tra capo e collo quando mio padre era morto. Bisogna ragionare sempre con la propria testa. Se non impari quello non sai niente. E nella vita avrai sempre bisogno di qualcuno che ti dice cosa devi fare. Io ragiono con la mia testa. Se non impari quello non sai niente. Sta zitto. Sta zitto. Sta zitto. Va bene. Va bene. Io ragiono con la mia testa. Fai bene, bravo. Come ti chiami? Non sono affari tuoi. Sta zitto. Che te ne frega? Che te ne frega? Io mi chiamo Angelo. E voglio dirti un'ultima cosa. Il prezzo è troppo alto, credimi. Stai zitto. Stai facendo una grande cazzata. Pensaci bene. Stai zitto. Sequestro di persona. Rapina a mano armata. Associazione a delinquere. E adesso forse anche tentato omicidio. Stai zitto. Tutto questo per una cassaforte a tempo. Sta zitto. Quella ragazza inglese l'avevo già lasciata. E per me non aveva più senso stare a Londra. Poi invece sei restato. Stavo per andare a comprare un biglietto per tornare in Italia. Volevo solo fare l'ultimo giro per Hyde Park. E stavo proprio lì quando mi si avvicina un signore argentino di mezza età e mi mette in mano una macchinetta fotografica usa e getta perché gli faccia una fotografia da mandare ai suoi parenti in Sud America. E poi? Mi si è messo lì davanti, in posa. E cercava di avere un'aria allegra, una specie di sorriso, come di chi ha conquistato una terra straniera e vive felice. Invece non era così. Aveva un'aria tristissima. In quel momento ho come avuto la sensazione che quella era la prima volta che guardavo qualcosa davvero. Anche con te, Margherita. Non ti avevo mai guardata. Guardata davvero. Ma dovevo partire.
Dovevo arrivare fino a lì per poter capire. A volte è necessario cambiare punto d'osservazione per non rimanere intrappolati con un te stesso che non hai voluto far crescere. E adesso sei cresciuto. È per questo che riesci a fare tutte le tue foto. No. Non lo so. So solo che da allora ho cominciato a fotografare tutti quelli che mi sembravano soli. E guardando loro ho capito che avevo paura. Ed ho pensato che tu eri stata l'unica persona nella mia vita capace di strapparmi a questa sensazione terribile. Cosa sarà successo? Non lo so, che dici? Andiamo a vedere? Ma no, dai. Ce ne andiamo al circo della vela e ci raggiungeranno. Tanto Ettore e Edoardo, lo sai, fanno sempre così. Finiamo e andiamo. Lo dicevo io che dovevamo portarci dietro il citolo. Se arriva qualcuno. Sì, perché siamo già troppi qui per colpa tua. È verde. Le tre. Il bastardo ha detto le sette. Adesso tu vai giù e ti fai dire la combinazione a qualunque costo. Hai capito? Vai, vai, vai. Golf Charlie 104, Golf Charlie 104 da Circomare Tropea. Rispondete. Comandante San Marco, Rebecchi, rispondete. Non rispondono. Da quanto tempo sono usciti? Da più di un'ora. Io vado a cercarli, prendo una motovedetta. Aspetti, vengo con lei. Golf Charlie 104, Golf Charlie 104 da Circomare Tropea, rispondete. È l'unico che mi ha visto in faccia. Vai, vai. Allentando. Aspetta che ti aiuto. Aspetta, aspetta. Sì, forse è meglio, proviamo. È che senza vedere come fa. Ai, ai, ai. No, no, così non serve. Ecco. No, ecco. Aspetta, sì, un po' meglio. Aspetta, sì. Ecco, faccio da solo, aspetta. Da parte. Forse speriamo. Non so, ci vediamo. Ecco. Ecco, ci sono riuscito. Bravo, molto bravo. Bravo. Vado subito. Vado subito a chiamare aiuto. Aspetta, 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 fermi, fermi, faccio io. Se no. Pensi lei ai piedi. Sì. Dopo si leghi lui. D'accordo.
Grazie. Aspettiamo. Vai, vai. Ce la facciamo. Sì, sì. Edward, ce la facciamo. Dai, presto. Sì. Ci siamo. Cosa vuoi fare, Luciano? Adesso l'ammazziamo. Poi lo buttiamo a mare e ce ne torniamo a casa. Non ti conviene farlo. Staranno cercando. Ti troveranno. Ma sarà troppo tardi, tenente. Non lo ammazzare, Luciano. Levati. Dai, togliti. Fai come ti dice. Diventa complice di un omicidio. Sta zitto. Però chi ragiona con la propria testa non fa qualcosa di cui non è convinto. Ti ho detto di stare zitto. Qualcosa che gli può segnare tutta la sua vita. Zitto. Tu a me gli ordini non li dai. Ma che cosa vuoi fare? Levati. Tu non ammazzi nessuno. Tu non ammazzi nessuno. No. Non mi dire quello che devo fare. Levati. No. 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 Liberami, bravo. Io mi chiamo Salvo. Salvo! 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 Oh, Salvo! Oh, tranquillo. Tranquillo, è tutto finito. Non volevo. Non volevo ammazzarlo. Non lo volevo ammazzare. Non lo volevo ammazzare. Io voglio dormire tranquillo. Non ti preoccupare. L'hai fatto per legittima difesa. Annuso! Annuso! Oh! Oh! Comandante, tutto bene? Io sì! Ho un ferito grave, sbrigati! Chiamo subito un'ambulanza che sia pronta al porto! Sbrigati! Chiamo l'ambulanza! Salvo! Salvo! Oh! Salvo! Ascolta! Ascoltami, ora ti portiamo in ospedale, stai tranquillo, eh? Oh. Salvo! Oh, mi senti? Mi riesci a sentire? Grazie. Mi hai salvato la vita, grazie. Non volevo ammazzare. Non volevo. Non ho mai ammazzato nessuno. Glielo giuro. Non ti preoccupare. Vedrai che andrà tutto bene. È finito. È tutto a posto, comandante? Sì, più o meno. Quel Luciano è un pregiudicato. Aveva trovato lavoro nel cantiere come operaio da un paio di mesi. È tutto merito suo. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Siete riusciti a liberarvi? Quel Rebecchi è proprio in gamba, lo sa? È riuscito a liberarsi e a mettersi in contatto con il Circo Mare, che ha mandato subito un'ambulanza a prendere il povero Eduardo. Come sta il suo amico? Ce la caverà. L'importante è questo. Grazie ancora. È finito bene. Posso sapere qualcosa? Dai, grazie. Che esperienza. Sono difficile. Ehi. Non sei ancora pronto? Per cosa? Sono venuta a prenderti per andare alla mostra di Tony. Sofia, sono molto stanco. È stata una giornata tremenda. No, Angelo, questo non ce lo puoi fare. Non ho mai visto Tony così felice. Sembra un'altra persona. Dai, non rovinare tutto, proprio tu. Bella questa casetta. Te l'ha trovata Margherita, vero? Non ci pensi, eh? Ma che festa sarebbe per loro senza di te? Certo, fra te, Margherita e Tony, avete fatto un bel casino, eh? Perciò, questo è il momento buono per fare un passo avanti e capire che succederà domani. Mamma mia, che serata! A chi lo dici? Quanta? Sì. Dove?
puoi fermare più avanti. Una spiaggia. E tu che ci fai qui? Sono venuto a prenderti. Devi venire con me. Io non permetterò più che tu stia qui a... Ma tu sei matto? Io ti ucciderai e ucciderà anche a me. Tu ancora non hai capito che gente sono quelli. E che cosa è meglio fare, eh? Rispondi. Cosa è meglio, vederti fare questa vita? Dimmelo. Fammi scendere. Dai retta a me, non c'è niente da fare. Quella gente ricatta la mia famiglia, lo capisci? No, tu vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. Cretino, pazzo! Ora ti sistemo io, imbecille! Segna Mitrano, eh? Va bene, signora. Dai! Hai visto che bello? Scusate, scusatemi, si sente, sì? Bene, prima di tutto io volevo ringraziare mio padre, Carmine Amitrano, solo grazie a lui è stato possibile tutto questo, devo dire insomma che gli devo quasi tutto, è vero, in questi anni io e lui abbiamo avuto qualche scontro, ma oggi posso dire che non avrei potuto avere un padre migliore. E così voglio anche ringraziare mia madre, Viviana, e mia sorella Sofia. Ma c'è una persona che devo ringraziare più di tutti, perché è la persona che più mi è stata vicino, che più mi ha sostenuto e che più mi ha incoraggiato in questi anni ad andare avanti. E questa persona sei tu, Margherita. Credimi, sei la persona più preziosa e più cara di tutta la mia vita. Te lo dico di cuore. Sta Angelo uscita. Vabbè, lo vedrai domani, no? Adesso tu ne devi fare l'intervista. Scusa, dai. Ci vediamo dopo. Angelo! È libero? Prego. Angelo! Andiamo a Tropea. E la signora? Non sta chiamandomi. Margherita! Ma che fai? Perché sei andata così all'improvviso? C'era Angelo, dovevo parlargli. Non ha capito e... Angelo. Angelo. Angelo, sempre sto cavolo di Angelo! Ma è possibile che pure stasera ti devi occupare di lui? Tony, io amo lui. Tranquillo, qui non viene nessuno. Ma dove mi hai portata? Santa, ma sei pazzo? Portami indietro, ti prego. No, tu devi restare qua, qua nessuno ti verrà a cercare. Avanti, su. Tranquillo. Poi troviamo una soluzione per la tua famiglia, te lo prometto.
Senti, adesso torno subito, vado a cercarti qualcosa da mangiare, magari dei vestiti, delle coperte. Sante, ma tu lo sai quello che stai facendo? Non lo so. Spero del bene. Spero del bene. Il ragazzo mi ha dato un sacco di preoccupazioni. Credevo che non ce la facesse. Credevo che non ci avesse la tempra del combattente. E invece Tony si farà strada. A me mi basta di vederlo contento e non vederlo più così triste. Ah, Viviana, amore mio, ma che c'hai stasera? Sei un cimitero, sei. Un po' d'entusiasmo per il nostro Tony. Avanti, coraggio, un altro brindisi, su. Avanti, tutti zitti. No, niente, ora basta. Che c'è? Non lo so, mi sento stanca. Meglio che vada a dormire. Hai ragione, vado anch'io. Mi sa che ho bevuto troppo. Vado, tu? Non vieni? No, resto qua, io voglio aspettare Tony. Ciao. Ciao. Pensavo fossi già a letto. No, sono uscito. Avrei fatto meglio a stare a casa. Giornata difficile. Stai bene vestito così? Sono stata una specie di festa. Sembravo uno che si sposava in tuta in mezzo a tanta gente elegante. A me piace vestito così. Hai solo l'aria un po' abbattuta. Sono molto stanco e farei meglio ad andare a casa. Ti va se... ci beviamo una bella bottiglia di vino come farebbero due veri marinai dopo una giornata difficile? Ti giuro che non ti tocco nemmeno con un dito. Quando ti ci metti parli proprio come un marinaio. Soprattutto quando faccio le promesse. Che festa! Tieni, ne vuoi un po'? Ma che ci fai ancora sveglio? Niente, mi è venuta fame. E allora, poi sono squisiti questi. Hai visto che è successo, Tony? Una cosa del genere qua non si era mai vista. È stato un trionfo, figlio mio, un trionfo. Ma quale trionfo, papà? Non l'hai capito nemmeno tu che è stata tutta una buffonata. Che dici, Tony? Una buffonata, tutta quella gente importante. I giornalisti, tutti lì a bocca aperta a guardare le tue fotografie. Tutta quella gente, erano tutte mezze calzette. Tutta gente del posto, gente che non conta nulla. Cupelloni, l'editore di Roma, non è venuto e non si è neppure degnato di fare una telefonata. Hai capito che in questo posto non ci viene nessuno? Va bene solo per i poveracci. E i pescatori? È stato tutto inutile. Non sono d'accordo, Tony, non è come dici tu. E invece sì. Papà, tu credi di essere un pezzo grosso? Credi che questo posto sia il centro del mondo? Ma apri gli occhi. Hai capito che non siamo nessuno, no? Nessuno. Hai capito, papà? Non siamo nessuno noi! Nessuno! Ma che c'è? Carmine! Ma che...
che sta succedendo? Non è successo niente! Niente è successo, vattene in camera! Lasciami solo! Solo! Mi sembra di non avere più niente a che fare con questo posto. Adesso ho anche una casa, ma... per la prima volta mi pento di essere tornato. O perlomeno di non essere ancora ripartito. Beh, anche io non c'entro molto con questo posto. E sinceramente non mi piace neanche un granché. Però ci si può stare bene. Se si ha la fortuna di incontrare qualcuno per cui ne vale la pena. Come è successo a me. Elena, io stasera non ce l'ho la forza per resisterti. E allora non farlo. Sai, anche per me è un po' complicato provocarti in questa maniera, cosa credi?